Ragazzi, guardate che meraviglia, questo salone è già splendido. A parte Derek che è lì, ma guardate fuori, sembra Grazie, di essere a Cortina, questo cielo azzurro che illumina attraverso queste vetrate, questo raggio di sole illumina la nuova Santa Fe, che è è uno veramente spettacolo della natura. Ciao bello. Derek. Ciao Franco. Allora, Tutto qui ok? tutto bene, tutto bene. Qui abbiamo la nuova Santa Fe che adesso l'abbiamo già messa in esposizione qua in salone. La macchina la proponiamo in questo momento con due tipi di motorizzazione. O la versione full hybrid oppure in arrivo anche la versione plug-in. La macchina è veramente molto grande, infatti è su 5 posti, oppure abbiamo anche la versione a 7 posti come questa che c'è qui in esposizione. Motorizzazione 1.6 da 215 cavalli full hybrid, sia in due ruote motrici che quattro ruote motrici, quindi si può scegliere tranquillamente. La versione di base, come in tutte le Hyundai, è già completissima di tutti gli optional, quindi tutti i sistemi di sicurezza avanzati, i fari full LED, gli schermi multimediali, e questa qui in particolare abbiamo il pacchetto Calligraphy, che è quella più bella in assoluto. Già soltanto a vederla si capisce anche l'importanza della vettura. Lo spazio è ai top di gamma, con tutte, in questo caso, i sedili in pelle, tutti riscaldati, con la regolazione elettrica. Soprattutto abbiamo un sacco di spazio dietro, su 7 posti, quindi anche entrando in 7, anche sullo spazio dei piedi, sulle gambe, si sta veramente, veramente Per cui comodi. è un 7 posti vero, È un 7 posti diciamo. vero, Ok. assolutamente. Tra l'altro non perdiamo moltissimo sul bagagliaio, nonostante siano 7 posti, perché comunque qualcosina di spazio, poi anche tirando giù entrambi i sedili, lo andiamo a ricavare. Bellissimo, dotazioni che potete percepire a livello di una vettura, diciamo, europea top di gamma. Assolutamente. Derek, c'è veramente una qualità, ma anche i dettagli, guardate i cerchi, la Sono verniciatura. proprio i dettagli con anche, sono cose banali, ma magari no, anche la tendina parasole sul retro. Su questa versione c'è anche addirittura il cassettino per la sterilizzazione con i raggi UVC. Cioè, la Pazzesco, macchina è al pazzesco. top. Senti, disponibilità di mezzi in pronta consegna, avete qualcosa, Sì, Derek? assolutamente, qualcosa in pronta consegna c'è, quindi soprattutto su un allestimento col 7 posti abbiamo disponibilità anche in 2 o 3 settimane con la consegna, se no nel caso la personalizziamo proprio come vogliamo e la possiamo ottenere, tra l'altro con la personalizzazione anche degli interni, con l'interno chiaro, scuro, l'interno marrone, quindi si può configurare proprio come si vuole. Senti, arrivo a dire che una vettura della concorrenza a parità, diciamo, di immagine, perché qui si va a rompere le scatole a dei Certo, brand certo. pluriaffermati, non che Hyundai non lo sia, ma in questo segmento pluriaffermati, secondo me facilmente si può spendere il doppio comprando una vettura. Assolutamente sì. Con tutti gli option che ha la macchina, assolutamente sì, perché questa qui parte da 49.600 euro a salire in base all'allestimento che mettiamo dentro, ma in linea di massima, se andiamo proprio su 7 posti 4x4, stiamo comunque intorno ai 64-65 mila euro. Quindi Certo, il per cui se... prezzo è anche molto, molto, Esatto, molto e se conveniente. non vi fidate, non di Derek, fidatevi, se non vi fidate del Bob, fate un salto qui da Hyundai Fassini, Via Grassi 98 a Milano, per rendervi conto del prodotto che è questo nuovo Santa Fe. Tutta la gamma Hyundai in generale, ma questo Santa Fe vi toglierà il fiato. Se state cercando una vettura in questo segmento, non potete non prendere in considerazione questo eventuale acquisto, giusto Assolutamente, Derek? anzi, proponiamo anche poi eventualmente di fare qualche test drive, quindi se ci venite a trovare sicuramente la potete visionare e anche provare per farvi un po' ricredere sull'efficienza e la portata di questa macchina. Andiamo Ok, andiamo a parlare anche di i30. a parlare anche di i30, che adesso è di nuovo disponibile con i vari aggiornamenti che abbiamo anche sulla motorizzazione e sulle classi di emissioni. La vettura in questo caso offre due tipi di motorizzazione, che è il benzina mild hybrid, sia col cambio manuale che automatico, e si può avere o la 5 porte berlina come questa qui, oppure la station wagon. Anche qui, dalla versione di base, abbiamo dentro già tutto, come in tutte le Hyundai, quindi anche qui tutti i sistemi di sicurezza attivi.
i fari full LED, la retrocamera, i sensori di parcheggio davanti e dietro, gli schermi multimediali con navigatore integrato, Apple CarPlay, Android Auto. Quindi anche qui come dotazioni siamo al top. Al top. E è un 4,30 m in questo caso la vettura, 4,35 m. Allora, motorizzazione di questa vettura, partiamo sulla versione 1000 turbo benzina, sia cambio manuale che cambio automatico, sono 100 cavalli e poi abbiamo in alternativa qualcosa di più sprintoso che è la 1500 turbo benzina, sempre mild hybrid, cambio automatico doppia frizione da 140 cavalli. Perfetto, l'invito allora a Derek è per gli amici che vogliono prendere contatto con questo meraviglioso brand di fare un salto qui. Assolutamente, così la facciamo anche questa provare, visionare e poi facciamo anche il preventivo. Perfetto, grazie Derek, buon lavoro. Grazie a te Franco, ciao.